Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quelle che state vedendo scorrere dietro sono le immagini di una delle mie gare più epiche che io abbia mai vissuto. Si tratta della quinta gara del campionato TCRC del 2015 su Assetto Corsa, organizzato da Andrea, il mio carissimo amico. Siamo al Mugello, sono su una BMW M3 GT2, quella nera, e mi trovo praticamente in mezzo a Lollo 94 ed Enac 80. Perché vi sto parlando di questo? Perché vi sto per far vedere cosa intendo io per comportamento in pista corretto. Adesso non è per dire io sono il migliore, io. No, è solo un esempio di quello che bisognerebbe vedere in pista. Non ho nessun tipo di pretesa perché è uscito in modo molto naturale e perché a me piace guidare sportivamente. Quindi, se io vi dico, vi devo anche far vedere. Ed ecco perché ho scelto questa gara che per me rimane una delle più belle che io abbia mai vissuto, pur lottando, ragazzi, per la quinta posizione. Quindi, non è assolutamente per farmi il grande, il forte, assolutamente, ragazzi, mi conoscete bene. Io umilmente volevo cercare di integrare quello che ho detto nel video precedente, appunto, per quanto riguarda il comportamento in pista. E quindi per farvi vedere che è possibile poter lottare senza assolutamente andare a danneggiare l'avversario e ci può anche difendere senza danneggiare quello che sta dietro. È unicamente per quello. Per me è stata una gara molto molto bella, agguerrita, sportiva, e alla fine ci siamo divertiti tutti ed è per questo che ringrazio Andrea che ha organizzato quel fantastico campionato, perché per me rimarrà nella mia storia delle gare online, pur non essendo arrivato in classifica chissà che, mi sembra quarto o quinta addirittura. Però è stato veramente bello perché ci sono stati sorpassi, lotte continue, è stato veramente qualcosa di eccezionale e quindi per questo ve lo voglio proporre. Quindi vi lascio ai 3-4 giri di questa epica gara per me, con addirittura il commento mio personale che avevo fatto all'epoca. La gara la trovate nella libreria dei miei video, uno dei vecchi video, quindi scusate anche la qualità, ragazzi, perché è 3 anni fa, dove c'è anche il commento di Andrea che viene a darmi una mano appunto per fare il commento della gara intera. Questi però sono i momenti salienti dove c'è soltanto il mio commento, quindi ci vediamo dopo per il commento finale. La Casanova si fa vedere, prova all'interno, sono molto molto vicini, niente da fare, molto difficile qui comunque da proporre un sorpasso, quindi vediamo sull'arrabbiata, Enoch all'interno, no, non può, deve alzare il piede, molto veloce Enoch in questo tratto di corsa del circuito, mentre vediamo all'interno il Fabri si va a vedere da Lollo, ma deve anche controllare quello che succede dietro. Lorenzo agguerritissimo sicuramente dopo i due errori, il primo con Giogle dove c'è stato un contatto e poi in questo in cui ha perso due posizioni molto molto importanti, quindi Fabri sotto pressione per poter recuperare Lollo davanti con un motore mostruoso, quella SLS, quindi dietro Lorenzo, vediamo sto trenino qui alle Biondetti, Biondetti 1 e 2, mentre c'è Fabrizio Riva inseguito da Andrea Balocchi, riusciamo a vederli dietro, mentre Fabri si avvicina moltissimo qui alla Glucine, però perde praticamente quel vantaggio che neanche la scia riesce a dargli, e quindi invece doppia scia per Lorenzo che prova a recuperare terreno prezioso. Vedete il distacco che la SLS riesce a prendersi, quindi in modo tale che possa comunque difendersi dagli attacchi eventuali da dietro. Intanto vediamo qui quadratura suggestiva della regia sempre sull'auto di Fabrizio Niceli, prova l'attacco, gli mette la pressione, si fa vedere negli specchietti, ma nulla, imperturbabile Lollo decide, segue la sua traiettoria, mentre Lorenzo prova ad approfittarli, si fa vedere anche lui, ma Fabrizio è molto concentrato, cerca di trovare uno spiraglio, sente di avere qualcosina in più rispetto a Lollo, ma quell'auto lì è veramente potente e comunque Lollo c'ha il manico. Ancora è Lorenzo che si fa vedere molto molto insistente all'interno, all'esterno. Fabrizio lotta comunque con le unghie e qui sensazione che le gomme comunque ne soffrono parecchio in questi momenti di bagarre. Ian Fabris ancora a proporsi all'interno qui al correntaio, vediamo la Biondetti 1 molto rapido sulla 2 ora,
non cade all'esterno, cerca di farsi vedere. Vediamo come affrontano la curva di riversamento. Qui Fabriz recupera molto, però Lollo riesce ad accelerare molto prima, e quindi di conseguenza poi con la potenza di questa Mercedes guadagna quel tantino che gli dà il distacco, mentre Enoch, attenzione, qui potrà provare sicuramente l'attacco. Vediamo, il Fabriz decide di stare all'interno, Enoch all'esterno è già all'arco, ma il Fabriz mantiene l'interno e quindi riesce a difendersi. Ancora una volta Enoch deve per forza di cose alzare il piede, mentre il Fabriz è molto molto vicino a Lollo in questo momento, sempre in questo punto in cui il Fabriz guadagna qualcosa rispetto anche a Lorenzo, che comunque è dietro. Sto trenino dura adesso per 2-3 giri, vediamo se riusciranno a trovare spazi tra di loro, mentre Lollo difende molto bene la posizione qui giù per la Palaggio, quindi sulla, no chiedo scusa, era la Savelli, per salire su all'Arrabbiata 1 e 2. Vediamo, Scarperia è un punto importante per poter superare, dove Lorenzo aveva tentato il colpaccio su Jogle, ci era riuscito ma non è riuscito a tenere l'auto, e quindi lì il patatrack per lui, e quindi ha perso posizioni, mentre ancora Lollo deve riprendere le curve in modo tale quasi simile a quelli dietro. Molto difficile, una pista comunque molto rapida, ma difficile da trovare spazi per poter superare. Il Fabriz, ecco qui, è molto vicino, riesce ad accelerare, vediamo, si accoda, Lorenzo perde un pelino l'occasione di potersi ravvicinare, però la scia, la doppia scia gli farà sicuramente guadagnare qualcosa. Ecco, si è all'interno dell'abitacolo di Fabrizio Miceli. Interessante questo passaggio di gara in questo trenino, vediamo se intanto facciamo un girettino per vedere se ci sono altre emozioni, ma rimaniamo qui che è importante, è qui che si avvicinano moltissimo le auto. Vedete Lorenzo che prova a farsi ancora vedere, difficile fare un doppio sorpasso qui, ancora la Materassi, il Fabriz sarà molto molto vicino secondo me, infatti lo è, è qui che guadagna qualcosa, è qui che deve sfruttare per rimanere dietro a Lollo, che comunque ha un motore portentoso, riesce a fare delle traiettorie importanti qui, mentre Lorenzo ha mordicchiato, anzi è andato proprio fuori dal tracciato e ha perso qualcosa. Vediamo se il Fabriz qui con meno pressione dietro riesce forse a tentare qualcosa, ad avvicinarsi a Lollo, vediamo qui all'interno, forse frenata staccata molto vicino, niente, Lollo è davvero forte in questo passaggio qui e Lorenzo è riuscito a riprendersi meritatamente quello che aveva perso in quella curva prima, si fa vedere ancora, nulla da fare, nulla di fatto ancora, mentre Fabrizio Oliva all'attacco su Andrea Balocchi, vediamo se il Balocchi riesce a difendersi. Oh, momento importante qui, vediamo se Fabrizio Oliva all'esterno, la San Donato, ma alla meglio Andrea Balocchi che mantiene la posizione. Quindi torniamo sul trenino lì davanti, abbiamo fatto il giro per vedere se c'erano cose emozionanti. Tanto Andrea Balocchi abbiamo visto che è uscito fuori per un errore, ma torniamo qui sulla lotta tra i tre. Ormai saranno 5-6 giri in questa emozionante lotta per la quinta posizione, sì, attenzione, vediamo il Fabriz se prova all'interno, sì, ce la fa, incredibile, e ne approfitta forse anche Lorenzo, finalmente ha trovato lo spiraglio Fabrizio Miceli per passare Lollo 94, che adesso se la deve vedere contro Enoch, che è agguerritissimo perché sa di avere comunque un passo sicuramente superiore a Lollo, ma anche di Fabrizio, l'ha fatto vedere
per tutta la durata di questa gara, e quindi il Fabris che cosa fa? Ne approfitta e scappa via. Sarà difficile quindi per Lorenzo scavalcare Lollo. L'ha fatto vedere fino a questo momento, è stato un guizzo da parte del Fabris che ci ha lasciato un po' sorpresi anche in questa parte della gara, e quindi vediamo se Lorenzo riesce comunque a guadagnare qualcosa. Ma attenzione, perché non è detta l'ultima parola, perché Lollo abbiamo detto che abbiamo visto che ha un motore potentissimo in questa gara, mentre il Fabris cerca di scappare via. Eccolo all'interno Lollo, vediamo se si fa vedere, ma deve alzare il piede e il Fabris era San Donato, riesce a stringere bene all'interno. Lollo un pochettino un po' largo, ecco, mettiamoci su Lollo che è al centro per vedere cosa succede, mentre il Fabris prende qualche metro, che è qui in questa parte del tracciato che riesce a guadagnare qualcosa, e lo vediamo che ha preso qualche metro qui alla Materassi. Vediamo Lollo se riesce a recuperare qualcosa. Bene ragazzi, come avete visto, quello che vi volevo appunto dire nel video precedente è che è possibile quindi con un comportamento corretto avere comunque delle gare epiche, poter superare il proprio avversario dopo aver fatto 2, 3, 4, 5 giri di studio, per poter pretendere di poterlo superare senza recargli danno. Quello che volevo dire, non era per farvi vedere la mia gara, giusto per farvi vedere io personalmente come mi cerco di comportarmi in queste situazioni e come si sono comportati anche i miei amici che erano in pista insieme a me quel giorno lì. Quindi ragazzi, non esitate a lasciare un commento, ditemi cosa ne pensate, perché no, condividete insieme a me le vostre esperienze. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su, non esitate a iscrivervi al canale, tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, ciao!